Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio successivo alla data di iscrizione presso l'ordine. Pertanto, la decorrenza dell'obbligo di formazione continua non è legata all'effettivo esercizio della professione sanitaria, ma all'iscrizione all'ordine di riferimento. Al momento non sono possibili spostamenti di crediti, poiché è decorso il termine previsto dalla delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua datata 14 dicembre 2021. L'Ordine può, tuttavia, informare il professionista di quanto previsto dal Decreto Legge 198-2022, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, numero 14, che ha sancito la proroga fino al 31 dicembre 2023 per l'assolvimento dell'obbligo formativo del triennio 2020-2022. Come previsto dalla norma già citata, è competenza della Commissione Nazionale per la Formazione Continua definire le modalità applicative a seguito del suo insediamento. Allo stato non sono previste ipotesi di spostamento dei crediti ai trienni successivi. La legge, inoltre, conferma l'articolazione in trienni dell'obbligo formativo ECM. Pertanto, il triennio formativo di riferimento attuale è il 2023-2025.